Siamo a Capri in occasione della Milius Cup, per la prima volta inserita all'interno della Rolex Capri Sailing Week. La Milius Cup è un'ottima occasione per far incontrare armatori, appassionati ed amici, come spesso succede alle regate di cantiere. Qui nelle acque di Capri, con 8 scafi presenti, è visibile tutta la produzione del cantiere piacentino, fin dal piccolo 1125 al grande 76 FD, che in questo momento sono in mare a darsi battaglia tra le boe del campo di regata. Bravissimi tutti, campo di regata perfetto, del resto non può essere diversamente su Capri. Il canale ha dato il suo meglio con quel vento intorno ai 12 nodi e credo che i concorrenti siano divertiti tutti. È stato molto molto bello, mi sono divertito a guardarli una volta tanto da fuori, non più da regatante, qui non da regatante. Siamo partiti con la settimana venerdì con la Tre Golfi, che è stata una bellissima regata che ho fatto appunto, molto divertente, finita in poche ore, e poi siamo tornati qui, arrivati qui per riaprire l'altro ieri con i Far 40. Bellissime regate quelle di Far, ieri molto vento, oggi una giornata di nuovo regolare con vento di scirocco, ma ritornare a Capri dopo qualche anno in questo, con questa unione di quattro circoli e certamente con una partecipazione più numerosa, e speriamo in futuro cresca ancora. È stato molto bello e mi sembra che ci sono tutti i presupposti per ricostruire una bella manifestazione. Siamo al giorno 3 della Milius Cup, in acqua gli 8 Milius che sono partiti da poco, condizioni meteo regolari con un bel maestrale che si è steso tra gli 8 e i 12 nodi. Le barche vanno velocissime e andiamo a vedere come faranno il giro dell'isola. C'è stato più vento di quello che avevamo previsto, però il campo di regata è spettacolare, lo scenario è invidiabile, cosa vuoi fare? Io poi la seconda volta vengo a Capri e venni nel 2009 a fare il campionato orche e vinsi il campionato orche nel 2009, quindi un ricordo stupendo e sono felice, penso di aver fatto una doppietta, però non si dice, prima non si vede scritto. Oggi c'era un vento costante, ci siamo divertiti, siamo arrivati tutti bene, è un rendezvous e sono barche che camminano e ci divertiamo. La gara di oggi è stata veramente piacevole. Ovviamente la barca era nuova per noi, non altrettanto il cantiere. Ci siamo comportati molto bene, visto che buona parte dell'equipaggio ha gareggiato in diversi team. Oggi siamo arrivati terzi, direi piuttosto bene. Sì, la mia prima volta a Capri, ma potete essere certi che non sarà l'ultima. È una barca esteticamente molto bella, penso che questo lo vede chiunque, ma dal punto di vista velico, delle prestazioni di Molina, è veramente straordinaria. È stato bellissimo vedere i Milius che bordeggiavano l'uno contro l'altro. L'origine del nome? Domanda quasi obbligata. Mentre compravo una barca precedente, facevo manutenzione alla casa, restauro, e è comparsa una frase che diceva Ars una, species multe, e ho pensato che la vela fosse una delle arti, delle molte arti richiamate, poi ho scoperto da Seneca. Francesco Burza, decano della classe Milius, ma non per l'età sua, ma per l'età della barca, che infatti è l'1125, il primo modello costruito da Milius. Qui naturalmente a Capri, come sono andate le regate? Beh, una location fantastica, veramente un'organizzazione eccezionale sia da parte dello Yacht Club Capri che da parte di Milius, che ci ha accolto veramente come in una grande famiglia. Capri non deve essere commentato da me, e Milius si sta facendo una strada importante nei cantieri europei anche a livello mondiale. È stata una bellissima settimana, molto molto impegnativa, sia per la Tre Golfi, soprattutto per la Tre Golfi, dove abbiamo avuto un po' di problemi. Qui con la Milius Cup è stata
molto più divertente, molto più tranquilla, perché ci sono state delle condizioni meno impegnative, la barca siamo riusciti a metterla un po' più a punto e per cui siamo riusciti a fare delle belle regate. Quindi nel complesso una settimana molto molto positiva. Ringrazio la Milius per aver organizzato comunque questo evento, che secondo me è stato veramente organizzato al top. Ringrazio la Rolex, che comunque ha fatto, credo, un bel investimento nell'organizzare tutto, quindi davvero organizzazione perfetta e stupenda. Le acque di Capri confermano il loro magnetismo e noi non potevamo farci sfuggire l'occasione di un incontro così particolare con una delle barche più discusse e notorie dell'ultimo decennio. Infatti alle mie spalle c'è Sailing Yacht A di Philip Stark, dell'armatore russo Melnichenko, 400 milioni di euro e 143 metri, tre alberi, vele che non si sono viste, un'imbarcazione che piaccia o no, ai più non piace, comunque straordinaria. Luciano Gandini, patron di Milius, a premiazione conclusa ci tocca il saldo di questo evento Milius Cup a Capri. Contentissimi, è andata benissimo, il meteo è fantastico, la location è straordinaria, Rolex, ospiti di casa favolosi, quindi cosa vogliamo di più? Pensiamo di venire, quindi di tornare, di fare ancora ottime cose con Rolex. Sono con Valentina Gandini, che in fondo è l'anima e anche di più del cantiere Milius, che ci commenta questa partnership con Rolex, con Capri, che mi sembra abbia funzionato molto bene. Sì, manifestazione bellissima, il tempo ci ha aiutato, è stato molto bello e direi che organizzare un evento così con Rolex è spettacolare, perché non potrebbe esserci un partner più capace di raggruppare gente importante in una location meravigliosa che è Capri. Chiude qui questa edizione della Rolex Capri Sailing Week, magnificamente organizzata da quattro circoli: lo Yacht Club Italiano, lo Yacht Club di Capri, dove ci troviamo adesso, il Circolo Aniene e il Circolo Italia di Napoli, a sostegno della tesi secondo cui quando si fa sistema in Italia le cose vengono proprio bene, come questo evento, durato una settimana, è andato tutto proprio bene, comprese le variabili dovute dal tempo, sole, vento, mare, non è mancato nulla.